Amiche e amici di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Project Zomboid. Vedete il buon Pat, a cui è cresciuta una discreta barba? Sono le 3:50 del mattino, si è già svegliato. Ed è pronto per una missione. Missione molto importante. Prestate attenzione, perché ha scoperto che la pista del supermercato, la pista della stazione di polizia di West Point, ha senso. E oggi non può fare altro che prendere e partire e cercare di, insomma, di trovare qualche informazione in più. Prendiamo una barretta di cioccolata, niente, andiamo verso la macchina. E ho bisogno di Joe perché ho bisogno di un compagno di viaggio. Allora, andiamo a vedere dov'è Joe. La chiamiamo. Cole. Joe, vieni qui. Non so assolutamente dove sia. E intanto vi faccio vedere la mappa perché abbiamo due possibilità. La prima è quella di buttarci direttamente subito a West Point. La seconda è quella di tornare alla macchina e recuperare il martello da demolizione che potrebbe servirci per entrare nella stazione di West Point e magari recuperare anche delle armi. E io penso che andrò per questa seconda opzione, anche perché poi ho una tanica vuota che posso riempire con la benzina rimasta all'interno dell'altro veicolo. Io adesso, sarà che è notte, ma cioè non so assolutamente dove sia, e la cosa è un po' preoccupante. Andiamo a dare un'occhiata in casa velocemente, che non ho idea di dove siano finiti i miei amici. Chiaramente, come alternativa, io potrei anche partire da solo. Se la mettiamo così, ragazzi. Certo che gestire da solo West Point sarà dura. Probabilmente dovremmo utilizzare loro un po' di ingegno. Ma Pat ha una missione. John alla fine gli ha detto semplicemente: guarda che io penso che ci siano dei sopravvissuti a West Point e possiamo tentare la via della salvezza andando a scoprire qualcosa in più. Quindi andiamo ad esplorare all'inizio. Accendiamo i fari. Perché non sono ancora le 5, quindi è buio pesto, ed inizio a guidare finché non arrivo alla prossima vettura. Ovviamente non vi faccio vedere tutta la strada, però mi fa piacere sempre uscire perché è abbastanza cinematografico qui. Cosa ne pensate? Ok, abbiamo già guidato ormai per quasi un'ora e siamo quasi arrivati a destinazione. Sorridevo perché notavo che la macchina è diventata nera. Qualcuno di voi se n'è accorto. Nell'episodio scorso io ho rubato una macchina che era rossa. Ma questa macchina non fa parte del gioco vanilla, fa parte delle mod. E io ho la sensazione, ma sono quasi certo, sono al 99% sicuro, che questa macchina fosse rossa, dove l'ho lasciata parcheggiata, e in questo episodio io l'ho ripresa esattamente in quel punto, la stessa identica macchina con lo stesso vetro rotto, però è nera. E secondo me il punto è che si è buggato il file della mod. Oppure, non lo so. Adesso sono curioso se quando ritornerò per la prossima partita cambierà ancora colore. Magari diventa rosa, non lo so. Sono curioso. Fate finta che sia sempre stata nera per il momento, dai. Tanto siamo arrivati. Vi ricordate quando eravamo qua con Joe? Questa co cosa terrificante. Recuperiamo la borsa medica e il borsone degli attrezzi. Nel borsone degli attrezzi mettiamo subito. Aspetta un attimo, che non l'ho ancora impugnato. Una tanica di benzina e poi una seconda. Devo stare molto attento perché gli Z potrebbero arrivare da un momento all'altro e io non voglio farmi mangiare. Quindi, allora, questa adesso ha due taniche di benzina, la mettiamo, anzi facciamo così, mettiamo le taniche direttamente nella macchina, senza perdere troppo tempo. È un po' un peccato usare le borse perché è poco efficiente, si perde un sacco di tempo nel riempirle e si perde un sacco di tempo nello svuotarle, ma hanno quel grosso vantaggio che poi una volta che hai messo le cose all'interno, queste cose pesano meno. Qui faccio riponi. No, ho sbagliato.
Metti nel bagagliaio, così devo fare per la borsa medica. Ok, adesso torniamo alla macchina rotta. Tutto quello che abbiamo qui serve relativamente a poco. Set di attrezzi, credevo di avere anche il martello della demolizione, però forse l'ho lasciato sul sedile. Sono un po' confuso. Prendiamo la sega da giardino, il fucile e la maschera da saldatore. Tra l'altro a casa credo di avere anche delle munizioni per fucile che avevo trovato. No. Ah, qui l'ho lasciato. L'ho lasciato all'interno del cruscotto. Perché si vede che ci stava. Andiamo molto bene, ragazze. Adesso siamo sovraccarichi. Guarda un po'. E sono le 6:20. Fucile. Sega da giardino. Maschera da saldatore. Martello di demolizione. Buttiamo tutte queste cose nel baule e poi ripartiamo, ragazzi. E quando siamo nelle vicinanze di West Point vi faccio vedere com'è la situazione. Perché al momento la situazione è dura. Butta anche questa roba. Non ci sta più niente. Ok. Ok, allora dobbiamo fare spazio. Allora io metterò questa borsa degli attrezzi sul sedile. Sì, ma non anteriore destro. No. Voglio vedere se riesco a spostare la roba qui dentro. Faccio un pochino di Tetris adesso e poi ci vediamo a West Point. Allora, sono le 7:40. Ho recuperato anche il combustibile che c'era nel pick-up distrutto e ho fatto il pieno a questa macchina. E adesso mi sto avventurando nelle campagne, come potete vedere, attorno a West Point, che sono già invase a livelli inverosimili. Inverosimili. E la cosa mi sconvolge perché io devo andare ancora più in centro alla stazione di polizia, dove probabilmente il livello di Z sarà qualcosa di mai visto. E dovremo trovare un modo di portarli fuori, ucciderli. Potremmo trovare, ad esempio, un'altra vettura da utilizzare come tank, ossia una vettura che poi schiaccia tutti gli altri, però ci serve un mezzo militare, ci serve anche soltanto un furgoncino blindato, non ci serve per forza di cose un carro armato, ecco. Però non posso utilizzare l'unico mezzo che ho per schiacciare 200Z perché semplicemente lo distruggo. Distruggo il mezzo e poi rimango a piedi in una zona in cui la partita finisce in tempo zero. Proviamo a vedere se in questa zona un po' residenziale troviamo magari un furgoncino, una jeep, qualcosa di pesante. Questa dovrebbe essere la scuola e se ho guardato bene la mappa, la stazione di polizia dovrebbe essere poco qui sotto. Wow. Oh, non c'è un'auto neanche a pagarla. Andiamocene conto. Tanto qui vedo questa dovrebbe essere la stazione di polizia. Qui c'è una macchina. Diamo un'orda che io potrei gestire teoricamente. Però poter gestire teoricamente e rischiarla sono due cose diverse, ecco. No, io la macchina la devo trovare fuori qui. Non posso trovarla qui. Qua c'è la stazione probabilmente. Questo è un poliziotto? È un sceriffo? È un metallaro? Però io qui non riesco ad entrarci, cavolo. No, questa è una chiave? No, è sporco. Questa non è la stazione di polizia, questa è un asilo, una scuola, qualcosa del genere. È come se avesse un mezzo come questo, ma funzionante intero. Io adesso passo qui per il giardino cercando di far un po' perdere le tracce, però il rumore attrae il Z, c'è poco da fare. Ok, anche qui c'è un'altra macchina, anche questa è piccola. Allora, la centrale se non è questa, è una di queste due blu. Oh, guarda, guarda cosa vedo. Abbiamo trovato la centrale di polizia di West Point con tanto di parcheggio con un mezzo. In tutta onestà, con questa rete io attento. Oh, è chiuso.
Prepariamoci, ragazzi, perché questo potrebbe essere l'inizio del disastro. Anzi, è l'inizio del disastro perché, come potete vedere, io ero convinto di poter gestire quest'orda, ma adesso devo. Oi, 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 non girarti, non girarti, Pat, non girarti. Santa pazienza. Con calma, con calma. Se abbiamo dei beta bloccanti, magari li devo prendere, li devo trovare. Degli antidepressivi, potrebbero andare bene anche quelli, ma prendi i beta bloccanti che è meglio, che bloccano la paura. Passiamo all'interno della foresta. Tanto la macchina l'abbiamo liberata, eh. Pausa. Qui c'è una chiave. No, non c'è benzina, andiamo dall'altra parte, usciamo, usciamo, veloci. Andiamo a vedere se questa vettura funziona. Stop. Devo mettere la pausa. Dove cazzo sono seduto? Non c'è il volante. No. Entra qua, metti in moto. Scappa. Ne abbiamo pestati un bel po'. Ah. Adesso sapete cosa facciamo? Ci mettiamo ad una velocità ridicola, tipo i 5 km orari. E cerchiamo di richiamare l'attenzione degli Z, in modo che ci seguano. Che noi chiaramente non riusciamo a combatterli. Abbiamo bisogno di attirarli fuori. E per attirarli fuori bisogna andare molto piano, essere raggiungibili quindi. Magari 10 km allora un po' meglio di 5. Evitare che rompano magari il vetro. Chiamiamo con i clacson. Cerchiamo di andare in questa direzione. Ok, siamo ritornati davanti alla scuola. E adesso sgasiamo. E proviamo a passare dall'altra parte della stazione di polizia per vedere se abbiamo. Oh, qui c'è una stazione di servizio, tra l'altro, una libreria. Ovviamente, vabbè, ce ne sono davvero tanti, però se adesso questi riusciamo a seminarli o li facciamo fuori, abbiamo liberato il sud della stazione di polizia. E quindi magari riusciamo ad entrare, capite cosa intendo? E vedete che adesso qua ce ne sono meno. Fammi vedere. Questi non ci vedono. Questo ci ha visti. Mettiamoci nell'angolo. Wow. Forse siamo riusciti nell'impresa. Questa era chiusa, giusto? Yes. Non ho capito perché mi ha fatto. Ha cercato di spaventarmi con la corda di violino quando. Forse se fossi arrivato con Joe o con qualche altro compagno sarebbe stata più semplice, però per il momento facciamo di necessità virtù e cerchiamo di sgattaiolare. Vediamo un attimo qui dentro che cosa vedo. Abbiamo trovato la stazione, ragazzi.
calma sempre perché abbiamo praticamente fatto in modo che l'orda se ne andasse, ma... Oh mio Dio! Qui abbiamo armi da fuoco importanti, questo Franchi, recuperiamo questo fucile veloce, veloce, veloce e adesso altrettanto velocemente ti metti qui all'angolo e attendi che arrivi il tuo amico. Usare il fucile qui equivale a lanciarsi, a fare bungee jumping con le catene, ok? Non so se se rende l'idea. Intanto troviamo una giacca da vice della polizia, munizioni per pistola, io la giacca la prendo, la maglietta la prendo, perché queste poi le voglio indossare in modo da avere delle copertine fighe per il personaggio. Vabbè, ragazzi. Eccolo qua che è sbucato, pistola, altre munizioni. Proviamo a vedere se riusciamo ad entrare, però prima di entrare questo è libero e qui è libero. Dobbiamo avere una via di uscita libera per correre fuori. Ok. Siamo all'ingresso della stazione di polizia. La zona è ancora piena di Z. Lancerò adesso due dadi. Arrivo nella sala d'aspetto della sì, d'attesa della polizia e voglio lanciare un dado da 20 per vedere se trovo informazioni sui superstiti. Sono le 11:40 di mattina quando entro nella sala d'ingresso della stazione di polizia di West Point. Sono arrivato in città da solo con l'auto ed ho dovuto combattere una dozzina di zombie prima di poter entrare. La stazione è piena di zombie, li posso sentire. Ricordo che Jamie mi ha detto che giravano voci su un gruppo di sopravvissuti che avevano organizzato un piano di salvataggio in questa stazione. Ma parlando con un misterioso sopravvissuto al walkie-talkie, avevo appreso che la stazione era stata invasa dagli Z. Il sopravvissuto misterioso aveva ragione. Ora però ho la possibilità, di cercare indizi che mi permettono di andare avanti con l'avventura. Ho già ottenuto un successo critico, me ne servono ancora due per potermi salvare. Mi metto alla ricerca di indizi nella sala d'ingresso della stazione. Devo fare silenzio, ho rischio di essere individuato dagli zombie. Lancio un dado da 20, che numero ottengo e che informazione ottengo in base al regolamento? Otteniamo un 12. Mentre esplori attentamente la sala d'ingresso della stazione cercando di evitare i rumori che potrebbero attirare l'attenzione degli zombie, noti un pannello di annunci appeso vicino all'angolo. Ti avvicini silenziosamente e dai un'occhiata veloce alle varie note. Uno di questi attira la tua attenzione, un foglio di carta con una lista di nomi e indirizzi, con la scritta "Ricercatori di sicurezza" sulla parte superiore. Uno degli indirizzi sembra essere quello di un edificio governativo situato nella stessa città di West Point. Forse potresti trovare informazioni utili là. Hai ottenuto un'informazione di alto valore con il tuo lancio di dadi. Ora puoi decidere se seguire questa nuova pista all'edificio governativo oppure continuare ad esplorare la stazione di polizia di West Point. Ricorda di procedere con cautela. Ok. Sembra che il mio Game Master mi stia dando la possibilità di continuare a ricercare nella stazione oppure cercare un edificio governativo che potrebbe essere individuato nelle altre caselle azzurre e vedere di lanciare un dado in quell'edificio. In tutta onestà, però, visto che comunque la città è invasa e io ho già liberato una parte della stazione, prendo il rischio di continuare a ricercare all'interno della stazione dove tirerò un secondo dado. E io adesso devo stare estremamente attento. Qui ci sono le prigioni, qui ci sono i bagni. E proviamo a liberare il resto. Ce ne sono altri nel bagno, vedo, eh. Forse questi erano i sopravvissuti, che poi tanto sopravvissuti non sono. Speriamo di non fare la loro stessa fine. Qui c'è una chiave. Potrebbe essere una chiave della stazione stessa, oppure una chiave di una casa, perché questo è un abitante di West Point.
chissà. Allora, anche se la giacca è insanguinata, la cosa fa un po' schifo, ammettiamolo. È sempre meglio essere protetti da altri attacchi. Allora, qui dentro non ci sono Z. Adesso proviamo a liberare qua. Dov'è, ragazzi? Eccole. Wow! Questa è un'altra arma interessante. Monodoc Baton. Sembra una sorta di bastone. E poi qui abbiamo un altro fucile. In tutta onestà, i fucili per adesso li evito. E preferisco andare avanti. Ok, stop. Qui siamo all'interno della centrale vera e propria. Ok, dovrebbe esserci un'armeria. Vediamo se la chiave funziona. È il nostro giorno fortunato, ragazzi. Allora, siamo entrati nell'armeria e vediamo che qui c'è un sacco di roba, cartucce. Oh, wait, 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 aspetta, aspetta un attimo. Aspetta un attimo perché questo è il nostro giorno fortunato. Wow. Pazzesco. Abbiamo un passamontagna, il gun cleaning kit. Allora, qui possiamo tenere con il Bushmaster AR-15 fino a 30 proiettili. Bisogna però capire. Un pugno a due mani. Quali sono i proiettili che ci servono? Vediamo la scatola. Purtroppo. No, 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 abbiamo le munizioni, ragazzi. Abbiamo le munizioni. Questo Bushmaster funziona. Adesso abbiamo un fucile d'assalto e la cosa mi piace tanto. Ok, io provo a tirare un dado all'interno di questa stanza, che è l'ufficio dove i poliziotti lavoravano le loro scartoffie, dove è chiaro che alcune persone hanno vissuto perché hanno messo da parte un piccolo fornello d'emergenza, un frigorifero, dell'acqua. È chiaro che qui i sopravvissuti avevano provato a preparare la loro base. Vado avanti ad esplorare la stazione di polizia di West Point con molta cautela. Riesco ad eliminare alcuni zombie e recupero un fucile d'assalto dall'armeria. Ora sono nella stanza che prima dell'apocalisse zombie ospitava gli uffici amministrativi della polizia. È chiaro che i sopravvissuti hanno tentato di organizzare una base qui dentro. Ci sono un piccolo frigorifero, un forno microonde, una dispensa d'acqua e molte scrivanie con fogli e mappe. Lancio un dado da 20 alla ricerca di informazioni. Che risultato ottengo e che informazioni ottengo in base al regolamento? Ti prego, fai un risultato critico, ti supplico. Oh ragazzi, questa partita mi sta piacendo a livelli incredibili, ma anche mettendo un po' di stress. Otteniamo un 9. Ah. Le informazioni non sembrano di grande rilevanza per la tua missione, ma potrebbero essere utili in futuro. Abbiamo trovato delle carte che parlano di luoghi diversi, come il distributore di benzina, una farmacia, alcuni negozi. Quindi potrei tecnicamente pensare di andare a fare un po' di scavenging, ma ragazzi, è così pericoloso qua che preferisco evitare. Questo significa che forse l'unica pista che rimane adesso è l'edificio governativo di West Point. Andiamo proprio bene.
usciamo di qui con attenzione però. C'è ancora Z che battono. Sulla porta qui ce n'è uno che gira. Usciamo, sembra solo. Non mi dà l'impressione di avermi visto. Andiamo veloci verso la macchina. Ok. Saliamo in macchina. Non ho intenzione di sprecare munizioni, né tantomeno di rischiare, ma ho assolutamente intenzione di vedere se riesco a trovare un edificio amministrativo nei dintorni, che posso esplorare. Qui c'è una banca. Diciamo che tirata per i capelli potrebbe essere considerata un'istituzione. E qui invece c'è il town hall. Qui, signori, c'è il town hall, significa il oddio, il comune. Il comune. Questo significa, ragazzi, che... Ah, qui c'è la farmacia. Opa la la la! Guardate che cosa c'è qua. Auto della polizia che fanno posti di blocco. Le potremmo utilizzare come trappole. Ma noi dobbiamo andare più al comune, non c'è, c'è poco da fare. Però sarebbe bello arrivarci con un mezzo tipo questo e schiacciare tutti. Proviamo a liberare la zona. Tanto qua c'è il mega supermercato, guardate, anche questa potrebbe essere una pista. Noi adesso iniziamo ad attirare l'attenzione. Andiamo verso la spiaggia, cerchiamo di far scendere tutti gli Z. Facendo i 10 km orari, quei 10 miglia orari adesso. Allora, questo episodio, se sopravviviamo, lo chiudiamo con un fucile d'assalto e 50 munizioni. Nessun dado tirato, però la visita alla stazione, insomma, non ci ha fatto male, eh. Non ci ha fatto per nulla male. Siamo affamatissimi. Mangio tutta la cioccolata. Oh, questo è un mezzo, certo. Mangio tutta la cioccolata. E devo anche fumare una sigaretta perché altrimenti è teso. Penso di capire la sua tensione, ci sta. Continuiamo a richiamare l'attenzione degli Z e io direi che potremmo fare una capatina a casa e poi organizzare una missione nel prossimo episodio, ritornare in città. E una volta ritornati in città andare a vedere se veramente c'è la possibilità di... Wow. Qua le luci della polizia sono ancora accese. Se soltanto riuscissi a entrare in una di queste macchine ed attivare un allarme, tutti gli Z inizierebbero a correre verso questa macchina, liberando la zona. Il problema è che di solito ci sono già intorno e non sono pochi. Quindi che fare? Al momento direi che si torna a casa, ragazzi. Senza aver ottenuto informazioni importanti, ma avendo liberato la stazione di polizia e quindi avendo liberato la prossima pista che è il comune. Però sono le 14:30, siamo stracarichi e quando torno a casa penso che metterò via la pistola e proverò a muovermi soltanto col fucile. Ma probabilmente svuoterò di molto il mio zaino perché... un mezzo di questo tipo servirebbe, no? O di questo tipo. O di questo tipo. Piccolo problema. Come fai a scendere e provare a vedere se questo mezzo è recuperabile? Dovrei scendere con il fucile e fare un massacro totale, ma io ho una mira bassa. Questi stanno tutti andando comunque in quest'altra direzione.
fammi vedere se a questo punto, da questa parte, si fosse liberato un po'. Visto che vanno tutti nella direzione opposta. Metti che abbiamo fortuna e troviamo un mezzo. Guardate, se trovassimo un mezzo qua saremmo fortunatissimi. Ma chiaramente, fortuna e Project Zomboid sono due parole che insieme ci stanno poco, cosa dite? Proviamo ad andare avanti a vedere se trovassimo un mezzo da queste parti, anche se in realtà qui avevo già esplorato. Gareth! Gareth, ragazzi! L'abbiamo ritrovato! L'abbiamo ritrovato! È vivo! No, ti prego! Fuori di qua, perché non voglio che mi si zombifichi in auto. Ma abbiamo ritrovato Gareth, ragazzi! Vabbè, ma che colpo di scena! Ma che colpo di scena incredibile! Non ci posso credere. Non ci posso credere, ragazzi. Non è morto. Non è morto subito, direte voi. Fammi controllare. Visita. Sei troppo distante da Bob. Condizione generale, ok, dice. Fame 171, sanity 100. Penso che abbia molta fame. E te credo. Offri cibo e offri acqua. Ok. Saliamo in macchina che si torna a casa. Magna che fa bene. E si torna a casa, ragazzi. Destinazione case sul lago. Che spettacolo. Soprattutto dovrò controllare anche lo stato del veicolo. Guarda quando siamo a casa. Però questo, ragazzi, di questo ne parliamo nell'episodio prossimo. Io mi fermo qua. Vi ringrazio per essere rimasti con me. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Ci diamo appuntamento al prossimo episodio in cui torniamo alla base. Vediamo un attimo come ripartire domani e cerchiamo a questo punto di liberare il comune di West Point e vedere se all'interno troviamo maggiori informazioni. Per ora vi auguro una fantastica giornata o serata. Vi ricordo che se mi volete supportare potete dare un'occhiata al programma degli abbonamenti perché ottenete davvero dei vantaggi incredibili e a un prezzo molto ridotto. Quindi spero che la cosa vi possa piacere. Io per ora vi ringrazio e ci diamo appuntamento al prossimo video.